Glory the Place to Be è un nome che nasce in maniera abbastanza casuale. Noi veniamo da viaggi esteri, io e Luca ci siamo conosciuti in Australia. The Place to Be è sicuramente un modo un po' accattivante, un po' giocoso, un po' scherzoso di considerare il luogo che sei un catalizzatore, nel senso è un luogo in cui proprio non, se passi non puoi fare a meno di fermarti. Io quando sono arrivato, sì, ero da solo, ero convinto di avere visto, o comunque di desiderare fortemente, che il paese si ripopolasse, che recuperare le terre abbandonate, queste terrazze sono opere d'arte che non potevo lasciare lì abbandonate. Cercavo di fare qualsiasi cosa. Quando mi raccontava Glory e quando mi diceva no, devi assolutamente comprare qui un rudere, te lo trovo io, diceva vedessi, c'è i boschi, c'è gli ulivi, c'è i castagni, c'è la vigna, vedessi che terrazze. E i luoghi effettivamente sono speciali, è un bel luogo in cui essere. La mia idea è partita nel 2009, quando sono tornato dai miei viaggi all'estero. Avevo questa intenzione di ripopolare un borgo abbandonato, di recuperare i terreni in maniera sostenibile, magari in gruppo, con più persone. Sulla mia strada ho incontrato Glory, è partito da una borgata sopra Glory che si chiama Glory Superiore, che mi ha rapito. Da lì ho cominciato a cercare una casa in affitto a Glory e ho avuto questa visione che sarebbe stato tutto ripopolato e ho cominciato, diciamo, a cercare di conoscere la gente del luogo per capire le proprietà delle terre, come funzionavano. E io e la mia famiglia eravamo in cerca proprio di un luogo da poter ristrutturare e creare una piccola fattoria dell'autosufficienza. È stato solo poi dal 2016 in poi, dopo che noi abbiamo comprato una proprietà, che abbiamo scelto di investire anche a livello progettuale in quello che inizialmente era un sogno esclusivamente di Luca. Nato così Glory the Place to Be nel 2016, direi, inizialmente come scherzo, come gioco, e nasce come una pagina Facebook inizialmente, semplicemente per divulgare quelle piccole attività che iniziavamo a fare con l'associazione di sviluppo turistico, la Proloco di Glory. Abbiamo cominciato a socializzare con la gente del paese, così che ha cominciato anche la gente del paese a fidarsi di noi e a vedere che non facevamo nulla di strano. C'è stata una lunga fase embrionale, definirei, che è durata fino al 2017-2018. Siamo riusciti, attraverso poi il lavoro fatto dalle persone che già ci vivevano, a trovare case in affitto anche per nuove persone. Contavamo 9 nuovi abitanti e a oggi siamo 22 nuovi abitanti, di cui 6 bambini. E ci sono persone che vengono dall'estero, persone che vengono da tutte le parti d'Italia, legate da una voglia di prendersi cura di un luogo. Io quando sono arrivato mi sono così tanto innamorato delle terre che volevo capire di chi erano, di chi non erano e mi è subito stata data una terra che era completamente abbandonata, erano tre terrazze che noi chiamiamo fasce. E da lì poi la terra vicino, poi quella ancora vicino e ho cominciato a recuperare le terre. Gli anziani, diciamo, mi hanno insegnato a coltivare il fagiolo tipico di qua che è la Muneghetta con un sistema di irrigazione antico e dopodiché il mio sogno di recuperare le terre è continuato, ho fondato un'azienda agricola. Adesso abbiamo una mappatura dei terreni, aiutiamo, diamo supporto a chi arriva e vuole coltivarsi un po' di terra. Io venivo da esperienza zero, non avevo conoscenze, tanta fantasia, tanti sogni e tanta voglia e curiosità sicuramente. E in questi 7-8 anni ho avuto la fortuna di conoscere tanti anziani del luogo e poter lavorare con aziende agricole gestite da persone con molta esperienza e lavorare con artigiani edili, per cui poi negli anni sono riuscito a sviluppare, oltre che una conoscenza sull'edilizia secco per le terrazze, per le fasce, anche tutto ciò che concerne anche i tetti, scale, piazzali. Dal 2019
è iniziata quella che abbiamo definito un po' la fase 2.0, che poi è un po' figlia del lavoro fatto nei primi 4 anni, nel senso che è stata un po' una stagione di raccolta. Tra il 2019 e il 2020 ci sono 12 nuove persone che abitano in paese e la maggior parte di loro, a parte l'ultima famiglia che è arrivata, sono comunque persone conosciute negli anni precedenti che inizialmente si sono avvicinate a Gloria, al nostro progetto, come amici. Soprattutto nella nostra valle, in questo caso, abbandonare le terre vuol dire anche disastri ecologici. Il nostro intento sarebbe quello di riuscire ad arrivare anche in altri paesi, anche in altri borghi che potrebbero in questo modo risorgere e vivere di vita propria. Per me l'Italia che cambia è lasciare la porta verso il futuro aperta, lasciare la porta aperta alle possibilità e a quello che effettivamente le nostre capacità, i nostri territori, i nostri desideri ci possono offrire. È una presa di coscienza, voler vivere meglio, cambiare completamente quello che ci fa stare male, coltivare i nostri sogni e vivere con serenità. Questo per me è l'Italia che cambia.